Questo software ha rivoluzionato completamente tutto quello che è la fotogrammetria, perché ragiona in modo completamente differente. Ciao a tutti e bentornati qua sul canale, io sono Nicola e come avete letto dal titolo oggi, e spero mi sentiate visto il vento, oggi voglio tornare a parlare di fotogrammetria, anzi di videogrammetria. Questo perché di recente, non molto tempo fa, avevo portato qua sul canale dei contenuti che avevate anche apprezzato un bel po' riguardo appunto il rilievo 3D con la fotogrammetria, utilizzando in quel caso l'Evo 2. Questo perché in passato, durante uno dei nostri sottocosto di tutti i mesi, il primo Evo 2 da 8K, quindi la versione normale da 8K, l'avevo venduta a Sandro, con cui poi siamo diventati amici. Di lavoro fa appunto l'ingegnere e ha deciso di acquistare l'Evo 2 proprio per fare i rilievi durante i suoi lavori, e quindi mi aveva fatto vedere anche tutto quello che è il processo durante l'acquisizione delle immagini, facendo uso delle missioni che sono già nativamente predisposte dentro l'app di Autel Robotics, e poi mi ha fatto vedere tutto il processo, e vi avevo fatto il video qua sul canale, di lavorazione e editing, diciamo, su Metashape. Metashape probabilmente è uno dei software più importanti nel panorama della fotogrammetria e soprattutto per i rilievi 3D, perché è il più blasonato probabilmente di casa Agisoft. Purtroppo però in quei casi lì bisogna perdere davvero molto tempo a capire esattamente il funzionamento di quel software, e pensate che grazie a quel video lì, proprio contattando Agisoft, mi hanno concesso di utilizzare quel software gratuitamente, che costa svariate migliaia di dollari all'anno. Mi hanno concesso una licenza gratuita per un anno, licenza che purtroppo non ho mai utilizzato e che è ferma ancora lì, proprio perché non sono riuscito a dedicarci il giusto tempo. Ho contattato anche delle persone per chiedere se potevano darmi una mano proprio per farvi avere ulteriori contenuti, perché eravate interessati ad approfondire di nuovo l'argomento, ma purtroppo non ho trovato nessuna buona anima che mi dedicasse il giusto tempo, e quindi non ho pubblicato più video. Ma giusto pochi giorni fa, anche se qui mi vedete in compagnia del Mavic 2 Pro, che tra l'altro è sottocosto nel nostro shop dal mese scorso perché non è stato venduto, ma comunque giusto pochi giorni fa leggevo della notizia che Autel Robotics ufficializzava la nuova partnership con SkyBrowse. Questo software ha rivoluzionato completamente tutto quello che è la fotogrammetria, perché ragiona in modo completamente differente, ovvero non va a fare la pianificazione delle missioni e a scattare una serie di foto che poi andremo a lavorare successivamente in Metashape o in qualsiasi altro programma di fotogrammetria, ma in realtà riesce a fare tutto questo e quindi a creare un modello 3D direttamente dal video, e quindi videogrammetria, non fotogrammetria. Tutto questo cosa significa? Significa che direttamente dall'app noi andremo a pianificare la missione, se ho ben capito, perché ora lo andremo a fare in pratica insieme, e quindi da lì pianifico la missione, lui fa subito il rilievo e di conseguenza nel giro poi in teoria di un tocco faccio il rilievo, e in 10 minuti lui riesce a fare il rilievo 3D dell'area, dell'oggetto di nostro interesse. Questa cosa sarebbe pazzesca, perché da quello che ho capito praticamente con questo software possiamo, chiunque può
chiunque aprirsi ad un nuovo mondo anche di tipo lavorativo, perché a questo punto non servirebbero più particolari competenze, particolari skill, perché fa tutto nativamente questo software. E quindi sono molto curioso di andarlo a provare insieme a voi per capire se uno come me, che non ne sa assolutamente niente di fotogrammetria, di videogrammetria ancora di meno, può davvero fare tutto questo con un semplice software. Questo software, che nasce proprio con l'intento di ottimizzare i tempi di acquisizione delle immagini e di editing o comunque di creazione del modello 3D, è stato infatti subito preso in considerazione dai vari governi, dalle varie forze dell'ordine, perché può essere applicato anche in missioni critiche durante un eventuale soccorso. E quindi andiamolo a scoprire insieme, sono davvero curioso. Lo potete scaricare gratuitamente dall'App Store, dove avete una versione di prova che dura, mi pare, 2 settimane. Quindi io l'ho scaricato oggi, lo vado a provare oggi, ho solo letto qualche informazione qua e là, e quindi vediamo se è davvero così semplice. Piccola nota: Autel ha annunciato che presto saranno compatibili, quindi i droni di Autel Robotics con SkyBros, e quindi andiamo a vedere intanto il Mavic 2 Pro. E questo è il motivo per cui ho in mano il Mavic 2 Pro, perché questo software è già compatibile con una serie di droni DJI di fascia ovviamente Enterprise, e uno di questi droni è proprio il Mavic 2 Pro. C'è anche il Mavic 2 Zoom, sono tagliati fuori invece tutti i droni di fascia inferiore, incluso anche il nuovo Air 2S, il Mavic Air 2, eccetera eccetera. Quindi ora vado a prendere la batteria, perché come vedete la batteria non c'è in quanto è in carica. Lo collego, vi faccio vedere com'è l'app. Vi ricordo che questo software, finito il periodo di evaluation, insomma la prova dei 15 giorni, costa davvero parecchio. Non rimane che scoprire se è effettivamente così valido. Ora prendo la batteria, collego tutto all'iPhone e si va. Quello che proprio non mi è chiaro, come vedete, nonostante il drone sia acceso con l'app avviata, in realtà non sto riuscendo ad avere nessun tipo di informazione qua dall'app relativa appunto SkyBros. Ho visto in realtà dal sito che posso andare a fare direttamente l'upload del video del rilievo, immagino, ovviamente è limitato ad un tot di durata del video, e quindi a questo punto provo direttamente a fare un volo qui intorno a casa e vediamo se poi, andando a caricare il video e quindi utilizzando però normalmente il drone con la sua app, in questo caso DJI Go 4, riesco a fare il rilievo direttamente da PC facendo l'upload appunto del video che ho registrato. Quindi non rimane... ah no, attenzione, proprio adesso mentre parlavo mi sono accorto, con un bel po' di ritardo, che è diventato qua verde il pallino che prima era rosso e risultava disconnesso, e ha rilevato appunto che ho un Mavic 2 Pro. Davvero interessante, quindi significa che qualcosa ha capito. Ora rimane da capire come funziona l'app. Eccola, sì. Ok, è la prima volta che lo apro, quindi la sto scoprendo proprio con voi. Praticamente qua mi dice, e ha aperto in automatico l'app DJI Go 4, mi dice che posso fare un volo io in manuale dell'area di mio interesse per poi appunto fare il mapping dopo. Press SkyBros button. Ok, e qua ovviamente ci dice che se, immagino, facciamo dei voli automatici intorno a cose e a case, soprattutto di evitare che ci siano ostacoli. Ora qui ad esempio sopra la piscina c'è un bel cavo elettrico, quindi magari non inizierei proprio dalla piscina a fare il rilievo, però semmai vado a fare un qualcosa di manuale.
ok, dice che l'altitudine, come vedete, deve essere superiore ai 5 metri. In realtà io vi avevo detto che l'app SkyBros aveva aperto DJI Go 4. In realtà, a vederla così, non sembra assolutamente l'app DJI Go 4, ma sembra appunto l'app SkyBros che è stata proprio personalizzata a DJI Go 4, perché appunto risulta nella lista di compatibilità dei vari droni. Io a questo punto non so cosa fare, immagino comunque decollare per intanto, e quindi iniziamo. Allora, non mi fa nemmeno iniziare a registrare un video normale, forse perché appunto devo raggiungere almeno la quota dei 5 metri, quindi a questo punto alziamolo ancora. Ok, ora infatti è andato via il messaggio di errore e mi dice di volare in quest'area qua, sempre che comunque non mi registra. Non è chiaro il motivo. Ok, no, lui non registra. Non capisco se è dovuto al fatto che poi mi prende i dati, quindi di volo, quindi i dati del log, senza fare registrazioni. Non so. Comunque, prima diceva di cliccare volendo il pulsante SkyBros. A questo punto direi di sì, proviamo, sperando di non far danni, che tra Schianti e Trapani questo periodo ci abbiamo dato dentro il giusto. Ok, lui mi dice che ora inizia la missione, ma non mi è chiara quale missione. Ah, fa da solo così. Ok, ora sta facendo tutto da solo, io non sto facendo nulla e la cosa spaventa un po', un po' per il vento, un po' perché a Crash questo mese sto bene già così. E vabbè, ora magari faccio uno stop perché proprio mi sta sfuggendo la tipologia di missione che lui sta facendo, che non è affatto chiara, cioè io non gli ho dato assolutamente nulla e non so se ci sono. Intanto faccio una bella cosa, lo allontano dall'acqua della piscina perché no, non mi piace molto. Mi tengo sempre pronto a fermare tutto con il pulsante stop perché lui è ripartito di nuovo. Vediamo però se ho capito almeno questa parte qua o no. Allora, a giudicare da come si muove, ora ha iniziato anche a registrare, cosa che prima invece non aveva fatto. Forse ora l'ho premuto, è un video di forze probabilmente. Sarà. Ora comunque sta sempre girando, mantiene più o meno la quota dei 35-36 metri. Però non si capisce assolutamente. Ok, ora ha terminato lui il giro. Boh. E ora sta facendo un altro giro. Ora è a quota 42.
tra l'altro sta facendo tutto ad una velocità abbastanza importante per essere un rilievo. Ora non so cosa si è toccato, comunque è venuto fuori un messaggio che non ho nemmeno fatto in tempo a leggere. Atterriamo un attimo. Comunque, da quello che posso intuire dall'app, in realtà non c'è molto da capire, cioè bisogna solo affidarsi a lui e lasciare che faccia tutto. Non so, magari posso anche riprovare e lascio completamente a lui la scelta di ogni cosa. Volevo capire se iniziando con la camera magari a 0 gradi, poi dopo è anche lui che fa come al solito, anzi magari parto con la camera a 90, visto che è la casa che ci interessa, mi alzo un po' a 30, facciamo 40, ok, e poi andare a capire se è lui che poi dopo sposta la camera anche in altre angolazioni. Comunque, da quello che c'è scritto nell'app, dice di posizionarsi intorno all'area di nostro interesse e poi cliccare semplicemente il pulsante Sky Browse. Quindi è quello che ho fatto e voglio rifarlo allora, e vediamo anche se la registrazione video parte in automatico oppure no. Ok, ora la camera. Ora lui sta facendo cose senza registrare, dice solo missione in progress, ma non sta registrando il video, mentre prima era partita anche la registrazione. Ah, eccola, eccola, è partita anche la registrazione video e nel frattempo sta spostando anche l'angolo della camera, quindi cioè non credevo facesse proprio tutto da solo. Cioè, se è così e funziona pure con il risultato finale, tanta roba veramente. Ok, lui dice sempre mission in progress. Lui dice sempre mission in progress e continua a fare le sue cose. Ora si sta alzando, ha cambiato di nuovo l'angolatura della camera. Finché si alza va bene, l'importante è che non si abbassi troppo, altrimenti è un problema. E probabilmente quindi le missioni che ho fatto prima sono state interrotte prima della loro naturale fine. Quello che però manca, almeno che non capisco, è che durata ha la missione, perché mica durerà all'infinito, cioè dovrebbe darmi un tempo come quando facciamo, che ne so, gli shot quelli automatici DJI, che ti dice il tempo di durata e quando sta con l'avanzamento della percentuale e quando sta per terminare. Mentre qua io leggo solo mission in progress e ok. Ok, lui a questo punto, quindi forse era finita anche quella di prima, forse era questo il messaggio, a questo punto mi dice che devo andare ad uploadare il mio video su appunto Sky Browse, che è quello che vi dicevo prima che avevo visto sul sito, e poi da lì forse dovremmo riuscire già a tirar fuori in un semplice click il modello 3D per fare le nostre misurazioni o altre cose. Quindi niente, a questo punto il volo è terminato con il Mavic 2 Pro, non rimane che andare dentro e verificare se è davvero così e qual è il risultato. Ok, andiamo a vedere da PC che cosa si vede. Eccomi qua in questa location ancora top secret, scoprirete poi presto di cosa si tratta qua sul canale. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella perché ci saranno un bel po' di novità. Andiamo direttamente qua sul sito di Sky Browse. Andiamo a fare il login, eccomi qua, e la cosa davvero pazzesca è che noi ci ritroviamo già direttamente senza inserire nessun supporto sul nostro PC, quindi nessuna SD card sul nostro PC, ci ritroviamo già qua le nostre registrazioni video. Prima vi ricordo che ho fatto appunto tre prove, tre esperimenti, di cui ne vedo una qui in manuale, che è questa qua, la prima delle tre,
e poi a seguire le altre dove c'è indicato appunto qui in blu il pulsante Sky Browse, quindi significa che è stato fatto in automatico. Non capisco il senso di questa manuale perché vi ricordo che prima mentre volavo con il Mavic 2 Pro in realtà non era partito nessun tipo di registrazione video, quindi probabilmente lui tira fuori il log di volo anche senza registrazione video, quindi possiamo probabilmente fare tutte le riprese in manuale, che in realtà però non sono riprese perché no, non parte il video, ma lui dal log riesce a ricostruire probabilmente tutto. Comunque andiamolo a vedere, faccio l'upload. Invece no, credevo, cioè entrando dentro lui mi rileva i voli, ma non mi dà la possibilità di caricare direttamente qui. Quindi prendo l'SD card a questo punto. Probabilmente lui rileva che sono state fatte queste registrazioni appunto dall'app, da Sky Browse app però dall'iPhone, ma poi il video va comunque caricato a mano, quindi andiamo a fare il primo upload. Ora attendiamo i tempi tecnici dell'upload e vediamo un po' che cosa succede. Ok, qua dice che è terminato. Ok, questa quindi è la registrazione fatta, che possiamo rivedere qui in alto a sinistra, e qua abbiamo i dettagli di volo. Allora, qui in alto, come vedete, sta girando e dice che sta facendo l'elaborazione, dice processing del software. Avevo letto che in realtà ci mette circa 10 minuti a fare l'elaborazione automatica. A questo punto, mentre lui qua elabora, posso anche lanciargli direttamente un altro upload. Magari andrei a fare l'ultimo dei tre che avevo fatto, perché sono sicuro che è quello che avevo completato e quindi fatto per intero. Quindi andiamo qua nella cartella che nel frattempo ho creato di Sky Browse. Vado ad aggiungere l'ultimo video, che è questo qui. Così facciamo caricare anche lui. E nel frattempo attendiamo. Allora, ho ricevuto nel frattempo l'email che state vedendo con la conferma che è stato creato il modello. Quindi a questo punto, se io me ne torno dentro, allora intanto che sta caricando il modello del terzo ed ultimo volo, voglio andare a vedere un po' quello che offre qua il software da web. Allora possiamo creare un'annotazione, possiamo prendere delle misure, definire un'area, credo, l'altezza. Qui credo sia semplicemente per il cambio dell'unità di misura, quindi passare da metri a piedi. Mappa topografica. Ok, boh, vabbè. Iniziamo, facciamo qualche prova. Andiamo a misurare la piscina, visto che so quanto è lunga. Ok, così possiamo capire anche quanto è preciso il software e il software con le relative rilevazioni. E devo dire che è incredibile veramente. Ovviamente lo sto facendo da lontano, queste misurazioni non è proprio il massimo, come vedete non sono stato troppo preciso, ma tanta tanta roba. Davvero pazzesco, io non ho fatto niente, ma lui ha già fatto tutto praticamente. Guardate che roba. E poi mancano una serie di dettagli. Io posso fare già tutto, posso subito andare a ispezionare ogni lato, ma vi ricordo che io ho interrotto il primo volo, quindi è incredibile come in pochi secondi sia riuscito a fare tutto questo e con questa qualità incredibile. Sono davvero curioso ora di andare a vedere il risultato del terzo volo, perché quello l'ha fatto tutto completo. Ecco qua che finalmente è arrivata l'email che anche l'altro modello è pronto, e quindi eccoci qua, andiamo a vedere la qualità di questo terzo modello.
o meglio, andiamo a vedere la qualità di questo terzo volo, perché il secondo modello non l'ho nemmeno elaborato. E vediamo un po' se, avendo completato tutto il giro, è migliore, ma mi aspetto assolutamente di sì. E devo dire che è assolutamente incredibile tutto questo. Cioè, guardate che qualità. Io ci tengo veramente a ricordarvi che questo video, come praticamente tutti qua sul canale, non è assolutamente sponsorizzato. Però ho visto da vicino quanti passaggi vanno fatti per creare con la fotogrammetria un risultato più o meno di questo livello qua. Allora, eccomi di nuovo qua, dopo aver fatto le prime prove di elaborazione, quindi di creazione del modello 3D, sono andato a fare degli approfondimenti perché vi dicevo che c'erano quelle zone di ombra che sinceramente mi convincevano poco e quindi a seguito dei miei approfondimenti ho capito che ci sono due modalità di volo all'interno dell'app Sky Browse e quindi io con la prima modalità posso andare a fare il rilievo di oggetti e quindi questa pratica qui, questa opzione qui è ottimizzata per fare eventuali analisi di incidenti stradali, ad esempio, perché fa due orbit. Rispettivamente all'oggetto che abbiamo selezionato, comunque rispetto alla posizione del drone. Infatti, se avete visto prima, girava intorno alla casa e basta, cambiando leggermente la quota. Ho scoperto che c'è anche una seconda modalità che invece è specifica proprio per rilievi appunto di mappe 3D, quindi non di oggetti, e quindi a questo punto non rimane che accendere di nuovo il Mavic 2 Pro e fare la prova con questa seconda modalità. E torniamo quindi dentro l'app di Sky Browse. Ha rilevato subito Mavic 2 Pro e queste sono le due opzioni, proprio quelle che troviamo subito all'apertura dell'app, ovvero abbiamo Sky Browse oppure Wide Browse. Sky Browse è quella che abbiamo visto prima e che quindi fa i due orbit. Ora andiamo su Wide Browse. Qui ci ridà di nuovo tutte le informazioni che ci ha dato anche nel precedente test. E eccola qua la differenza. La differenza è la modalità di rilievo. Questa modalità qui è la stessa che ad esempio avevamo trovato nativamente dentro l'app di Autel Robotics e che quindi fa il rilievo stile fotogrammetria classico, seguendo appunto delle linee orizzontali e quindi non facendo l'orbit. Infatti mi sembrava un po' strano. Quindi andiamo avanti. E come vedete ora mi chiede di selezionare utilizzando gli slider sotto e sopra l'area di mio interesse. Qua in termini di altezza posso anche muovermi all'interno dell'app e poi andare a restringere il campo. A questo punto io vado a selezionare l'area di mio interesse, che in questo caso è la casa appunto e la piscina, che è quello che abbiamo visto prima nell'altra modalità. E a questo punto andiamo a vedere che cosa mi fa fare. Mi dà una serie di informazioni sull'area che ho selezionato, quanti metri quadri sono. Mi dice che l'altezza minima deve essere di almeno 46 metri. E ok, per avere un risultato migliore. Ok, non rimane quindi che decollare. Abbiamo un 50% di batteria, speriamo sia sufficiente e si va. Ok, ora lo mando su a 46 metri fino a quando non vedo il bottone Wide Browse che si illumina come è successo nel precedente esempio. Eccolo qua, si è illuminato e niente. Vediamo un po' che cosa succede. Partiamo. Ok, ha spostato la camera verso giù, io controllo il drone.
sta seguendo il reticolato che gli avevamo dato, mantenendo la stessa quota, a differenza dell'altra modalità. Quello che è incredibile è la velocità in cui esegue questo rilievo. È molto veloce, fin troppo direi. Ora sta suonando, ma sta suonando e sta facendo. Sta scendendo di altezza, quindi credo stia facendo l'RTH. Eh sì, sta facendo l'RTH. Non sto facendo nulla. Speriamo non cada dentro la piscina, soprattutto. Wow, tanta roba. E niente, il drone è tornato lì, vi faccio vedere esattamente da dove sono partito. E niente. Ragazzi, eccomi qua dal futuro, spero questo video sia stato utile e soprattutto possa avervi lasciato magari degli spunti di riflessione. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ve ne pare di questo software e soprattutto sarò curioso di vedere Autel, che ha ufficializzato la partnership, come vi ho detto nel corso del video, come integrerà questo software nel proprio drone, nei propri droni, e soprattutto sono curioso di capire se per caso è solo una partnership stile DJI, ovvero che l'app di Autel Robotics sarà compatibile con Sky Bros, oppure se per caso Autel integrerà questo tipo di tecnologia all'interno della propria app, perché se così fosse magari sarebbe ancora più interessante. Soprattutto sarebbe interessante andare a capire dal punto di vista dei prezzi come funzionerà o se andrà pagato normalmente l'abbonamento a Sky Bros. Non lo so, lo scopriremo. Comunque, vi ripeto, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ve ne pare e fatemi sapere se siete interessati a vedere qualcosa in più, qualcosa di altro relativo a fotogrammetria, videogrammetria e cose di questo tipo. Io ora vi saluto dall'Umbria, qua da questa giornata estiva, anche gli ombrelloni sono pronti e ci vediamo presto in un nuovo video a tema droni e forse qualcosa di diverso. Ciao ciao ciao!